bene. Questo è cosparso di tanta religione cattolica, non so se fede, ma certamente di tanta sapienza cattolica. E a cominciare dal titolo, Così è, in qualche modo sancisce una verità assoluta, è incontrovertibile, così è lapidario. Poi mette una parentesi dove scrive se vi pare. È come se volesse fare un'ironia quasi blasfema, appunto perché il riferimento è quello religioso, sulla appunto incontrovertibilità dell'affermazione. Tre strani figuri sono arrivati in questa cittadina, non viene detto dove si svolge la commedia, in un luogo astratto che potrebbe essere una piccola cittadina di provincia. Tre figuri strani, poiché prima di tutto sono sempre vestiti di nero, tutti e tre, e poi scopriremo perché, che vivono in due case separate. Uno, cioè quelli che si presumono essere, anzi sono marito e moglie, ovvero i signori Ponza, marito e moglie, vivono in una casetta, in un appartamentino un po', potremmo chiamarlo, di un basso proletariato, alla periferia di questa cittadina. La terza, che è la signora Frola, ovvero si suppone la suocera, ovvero la mamma della signora Ponza, vive invece in un lussuoso appartamentino nel centro della città, proprio vicino accanto all'appartamento dei signori Agazzi, dove si svolge tutta l'azione. Noi veniamo qua come alla fonte. Siamo due povere assetate di notizie. E notizie di che, signora mia? Ma come di che? Di questo nuovo benedetto segretario della prefettura. In paese non si parla d'altro. Una curiosità, ne abbiamo tutti una curiosità. Che mai più? Ma noi ne sappiamo quanto gli altri, creda, signora. Ha relegato la moglie lassù. E la suocera qua accanto a noi. La moglie! A chiave! Capisci, zietto, tu che lo vuoi scusare? Ah, complimenti, lei vorrebbe scusare quel mostro, no, bravo. No, io non voglio scusare niente affatto. Io dico solo che questa vostra curiosità è insoffribile, non fosse altro perché è inutile. Ma faresti meglio, caro Lamberto, se te ne andassi di là. Oh, brava mamma! C'è una donna chiusa in casa, estremamente legata alla forma, estremamente legata all'etichetta, ha comunque molta paura di uscire di casa e andare fuori a confronto con il mondo esterno, no? Te l'ho detto mille volte, la figlia non l'ha mai veduta nessuno, te l'ho detto mille volte. La figlia secondo me va vestita di nero. E va vestita di nero anche la figlia, sì, sono di un paesello della Marsica, sa? Sì, ha distrutto pare totalmente. No, di pianta, raso al suolo dall'ultimo terremoto. Il terremoto della Marsica è stato uno degli eventi sismici più disastrosi nella storia del nostro paese. Si parla, mi pare, di 30.000 morti, una cosa devastante, orribile. Questo terremoto accadde nel 1915, cioè 2 anni prima di quando è stata scritta e messa in scena la commedia. Io credo che il pubblico di allora, quando entravano, dicevano sì, loro sono sopravvissuti al terremoto della Marsica, credo che il pubblico potesse avere un brivido di orrore. Allora, il mio personaggio è il capofamiglia ed è un rappresentante importante della cittadina dove si svolge questa vicenda. Si ricorda? Signora... Mio marito, la signora... Cini! Lietissimo, vi informo che sarà qui a momenti la signora Frola. Verrà! Ma per forza, potevo tollerare che venisse fatto uno sgarbo così patente alla mia casa, alle mie donne? Ma sì, dicevamo appunto mia. Questo. Sì, e sarebbe anche stato bene, signore, guardi, sarebbe stato bene cogliere questa occasione. Per far notare al signor prefetto tutto ciò che si dice in paese sul riguardo di questo signore, non dubiti, l'ho fatto. Bene. Si comincia con un personaggio
Una citazione, voglio dire, credo ben riuscita, anche se, voglio dire, non all'altezza di Errol Flynn, personaggi, uomini affascinanti, o che si credono tali, anni 20, e che hanno tutto sotto controllo, e che sanno come si sta al mondo. Signori! Vabbè. Seduti! Bisogna star seduti. Sono dolente e chiedo scusa d'aver mancato fino ad oggi al mio dovere. Lei, signora, con tanta degnazione mi ha onorata di una visita quando toccava a me di venire per la prima. Io interpreto la signora Frola, la misteriosa signora Frola. Lei è il terzo personaggio di questa misteriosa famiglia che piomba in questo piccolo, in questa piccola cittadina. Del nostro paesello non c'è quasi più traccia. È rimasto lì, tra le campagne, come un mucchio di rovine abbandonate. La madre, la suocera, non va mai a trovare la figlia, ovvero la va a trovare, ma rimane fuori di casa. Com'è che, avendo qua la figliuola, no? E dopo una sciagura come questa, che insomma, beh, mi sembra che dovrebbe far nascere, ecco, diciamo, nei superstiti il bisogno di stare tutti uniti. Io me ne stia così sola, è vero? Sì, pare strano ad essere sinceri, sì. La mia figliuola s'affaccia dalla parte del cortile e ci vediamo, ci parliamo. Ma così soltanto? La sua figliuola, lei non la vede mai da vicino? Perché? Con questo perché si genera tutta una serie di investigazioni da parte di della famiglia e di amici della famiglia, e si suppone da parte di tutta la cittadina, poiché alla fine arriverà anche il prefetto a dire la sua. Appunto, nel corso di queste investigazioni cercheranno di scoprire qual è il segreto che si nasconde dietro a queste tre persone. Già, e quando ha detto che altro che 100 scalini salirebbe pur di stringersi al cuore la figliuola? Mia suocera avrà parlato loro della sua figliola, no? Ecco, avrà detto che io le impedisco di vederla. È il diverso, è il vicino. Che proviene da un altro ambiente, che ha usanze, modi, odori. È il vicino antipatico, è il vicino che ci mette alla prova. Ma quale figlio? La sua figliola è morta da 4 anni! Ma come morta? Morta? 4 anni, sì. È impazzita appunto per questo. Ma quindi, scusi, questa che lei ha con sé? Sposata da 2 anni, è la mia seconda moglie. Ma la signora crede che sia ancora la sua figliola? Sì. Oh, dai! Non è mai stata la sua fortuna, se così può dirsi. E che mi vide passar per via con questa mia seconda moglie dalla finestra della stanza dove la tenevano custodita, credette di rivedere in lei viva la sua figliola. E quindi tende tutto a dimostrare l'indagine dei borghesi, chiamiamole così, tende a voler dimostrare chi dei due è pazzo. È pazza lei, che pensa che quella sia sua figlia e invece sua figlia è morta? O è pazzo lui, che pensa che quella sia un'altra sua moglie sia un'altra donna e invece è sempre la sua moglie di prima? È permesso? Venga, venga avanti, signora. Sono qui ancora le mie amiche, come vede. E mi guardano. E anche lei, mia buona signora, come una povera pazza. Ma possono loro credere sul serio che la mia figliuola sia morta? La sua figliola non è morta? Ma no, Dio libero! E allora il pazzo è lui! Mi assicuro, lui! È lui! Non mi lascino dire! Quindi, diciamo, ha dei comportamenti compulsivi che sfuggono al suo controllo, quindi è una totale e continua ricerca, diciamo, di mantenere un equilibrio
impossibile tra appunto questa compulsività e invece una forma che sia accettabile, presentabile, gradevole. Si passa a un livello di confusione per cui, ecco, la vecchia immagine comincia già a stemperarsi. Per me, sapete, non c'è dubbio, il pazzo è lui! È lui! È lui! Eccolo, signora! Sì, non c'è più dubbio, è lui! È lui! È vero, è lui! La versione di uno, la versione dell'altro. E questo ci crea confusione. Secondo atto, che cosa fa? Li mette insieme. Ovvero i due test a confronto. Come i due sospettati vengono messi a confronto nella stessa stanza per vedere chi dei due è colui che mente. Lui, se solo si potesse impedire, prevenendo il papà, questo inganno alla povera signora. Mm. Già, già, guardi, l'abbiamo condotta di là in salotto. Mi pare proprio di fare un tradimento. Ma è stato indegno, è indegno. Lo sai bene che è morta da 4 anni la tua figliola? Io? No, ma non ci penso più. Me ne sono accorto. Me ne sono accorto bene! Tu mi vuoi rovinare! Tu vai dicendo a tutti che io voglio tenere per me la tua figliola! Come se non fosse morta! Io chiedo scusa a lor signori per il triste spettacolo che ho dovuto dar loro per rimediare al male che senza volerlo, senza saperlo, ma con la loro pietà fanno a questa povera infelice. Ed ecco, signori, scoperta la verità. Questa commedia ci riguarda in maniera diretta. Va a colpire qualcosa di estremamente profondo in ognuno di noi e comune in ognuno di noi, proprio perché siamo umani. Quel desiderio, quella ricerca, quella tensione verso una qualche verità. O pazzo lui o pazza lei, di qui non si scappa. Quale dei due? Ecco, io ti chiedo licenza di continuare a stare qua a fare da spettatore alla vostra rovina. E io ti licenzio, sì. Ancora lei? Sì, è incorreggibile, vieni. Ma come non si lascia prendere da questa smania che è in tutti ormai di penetrare questo mistero che rischia di farci impazzire tutti quanti? Io non ci ho dormito stanotte. No, la ricerca della verità in modo così spasmodico, ossessivo, accanito, morboso. Cosa c'è di più contemporaneo, no, adesso con tutti con i social, dove ognuno giornalmente celebra, no, se stesso, la propria vita, dove non c'è più separazione tra l'intimo e il pubblico, no? Avanti, commissario Centuri! Avanti, eccomi, forza, eccomi, forza, favorisca, eccomi. Avanti, si sbrighi. Allora, notizie? Sì, qualcuna. Ah, bene, 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 bene. Potrebbe bene. Annunziarmi al signor consigliere? I dubbi sussistono come prima. Signor commissario, non c'è niente di certo in queste notizie. Tutto quello che sei riusciti a sapere. Sì, ho capito, ma... Appunto che Agazzi passa ad essere come il professore matto di Ritorno al futuro. Deperiscono e procedono loro verso la follia proprio perché non riescono ad appropriarsene. E quale descrizione migliore dell'uomo contemporaneo? Venga, caro Pozzo. Venga. Prego. Ma lei dunque mi obbliga? Io lo pretendo come suo superiore. La signora prova! Ma no! Ma chi l'ha chiamata? Ma nessuno! È venuta da te! Signora, mi ascolti, non la faccia entrare per nessun motivo! No! Chiaro? Non deve entrare assolutamente! Dovete impedirglielo in tutti i modi! Se lui la trovasse qua, penserebbe immediatamente a un agguato! Per pietà, lo dica lei a tutti, signor consigliere, lo dica! Signora, io le dico che deve ritirarsi subito perché lei qui ora non ci può stare!
Nel terzo atto arriva, come in tutti i film americani, il super test, cioè l'ultimo, il terzo, quello che dovrà determinare la verità o dell'uno o dell'altro sospettato. Oh, lei non lo poteva! Cos'altro possono volere da me? Dopo questo, lor signori. Ognuno rimane col proprio mistero, i borghesi sono addirittura impazziti per questa impossibilità di venirne a capo e il pubblico credo che poi alla fine rimanga anche lui con un pugno di mosca. Chi ha la verità? Chi la possiede? Parlare, allora io ti posso dire, sempre che vuole parlare, vuole dire qualche cosa. È un abbraccio di vera empatia. Infatti. Facciamolo un'ultima volta. Ok. Con la mano sulla tua battuta. Ok. È la seconda moglie del signor Ponza. E come? Sì. E per me nessuna. Nessuna. No. Per sé lei sarà o l'una o l'altra. No, signori. Per me io sono colei che mi si crede. Cioè non esiste un unico punto di vista oggettivo rispetto poi soprattutto al tema che è la verità. Pirandello è sempre stato in qualche modo un punto di diciamo la punta di diamante o perlomeno la stella più luminosa della nostra letteratura, e quindi se ne sono occupati soprattutto i critici letterari, gli scrittori, gli intellettuali. Quasi per niente si sa di che cosa ne pensano i teatranti. Questo mi ha confermato, poi ancora di più quando ho iniziato le prove, che Pirandello, esattamente come qualsiasi altro drammaturgo, è proprietà dei teatranti, prima ancora che degli studiosi. Abbiamo sempre avuto, e io per primo, attraverso quello che ho ricevuto dall'educazione scolastica, abbiamo sempre avuto un'idea di Pirandello come un bene museale, come qualcosa da tenere all'interno di una teca e poterlo ammirare dal di fuori, come qualcosa di morto, di prezioso, ma di defunto. In realtà la sua parola è estremamente viva. Amore mio, quanto sei lontano, io sto piangendo e cerco la tua mano. Splende la luna nel blu, dove sei tu? Cade una stella qua giù. Quella sei tu. Molti hanno interiorizzato un'idea di Pirandello, vuoi per come è stato studiato a scuola, vuoi per certi spettacoli che sono stati visti, appunto abbiamo magari l'idea di Pirandello come comunque di un autore un po' pesante, cupo, un po' sinistro. Tutto il suo teatro ci è apparso mentale perché probabilmente è stato commentato come un autore mentale. Poi ho visto in televisione delle messe in scena di Pirandello, noiose, pedanti. Il suo teatro è pieno di passione, pieno di tradimenti, di odio, di amore, delle passioni più straordinarie e provate con la più grande forza, vigore e sensualità. La commedia, dice lui, nasce da un sogno, appunto. Lui una notte, gliel'avevano chiesto e lui aveva risposto: una notte ho sognato un cortile buio senza via d'uscita, e lì è nata l'idea per il Così è se vi pare.
Ah, un fantasma. Chi è il pazzo? Tra di noi! Lo so, io dico te e tu col dito indichi me! Nasce istintivamente l'idea di un connubio, tra la poetica pirandelliana e il cinema surrealista. E quindi, come tutti sappiamo, no, il cinema surrealista fonda i suoi studi, la sua analisi attraverso lo studio dei sogni. E primo fra tutti, il massimo esponente del cinema surrealista, Louis Buñuel. L'attore è un po' come lo sciamano di una tribù. Ti dà il contatto tra la tua vita e quella degli dèi, è quello strano tramite che serve alla comunità per capire dove si è e dove si sta andando. Il lavoro dell'attore è, dopo un mese di prove, un mese di chiacchiere, di analisi, di cose, si va in scena e lì parte un altro tipo di lavoro. È vero, io perlomeno a me capita così, che non si smette mai, io non smetto mai di capire sempre un po' meglio quello che sto facendo, però diciamo che una volta che si è sviscerato tutto il testo, le motivazioni, le storie, tutto quanto, di replica in replica, su quella strada si perfeziona attraverso il rapporto con il pubblico, il feedback, come si dice, no? Quello che è, e anche con gli altri colleghi, si perfeziona quella strada, diventa meno spigolosa, meno di cartone, diventa proprio partecipata dentro di te. Io mi aspetto che la gente, credo, sfonderà le porte per entrare. Io non credo in una abitudine allo stare a casa, tutt'altro, e lo dimostrano le poche volte che il governo prova a dire ma forse cerchiamo di zona gialla, brum, manco fa tempo a dirlo, e c'è già la gente che si assembra davanti a un negozio. Cioè, il teatro per me è un luogo, dovrebbe essere considerato da tutti un luogo di cura, non è un luogo di intrattenimento, è un luogo di cura per la psiche della persona. È un luogo di nutrimento, nutrimento per l'anima, nutrimento per la testa, nutrimento del pensiero, è un luogo di incontro, di confronto. E quindi, ecco, la chiusura dei teatri l'ho vissuta molto male e tuttora la vivo male. Cioè come un atto molto grave, come un attacco nei confronti dell'uomo, cioè una privazione che gli viene imposta, molto dannosa, secondo me. Ma io penso che questo 2020, io sarò impopolare, ma contrariamente io non mi sento di dire che è un anno da dimenticare, perché per me è proprio un anno invece importantissimo. Io ritengo che questa pandemia debba farci riflettere molto di più. L'umanità, secondo me, aveva bisogno di uno schiaffone proprio grosso e purtroppo sta dimostrando di non avere capito niente, di non voler capire niente, eccetera. Io ho vissuto questo periodo come in realtà un freno di una megalomania, di un sentirci padroni del mondo e padroni della terra. L'ho vissuto come un freno in realtà forse salvifico. So di dire una cosa che sembra paradossale, però io spero veramente che saremo in grado di cogliere questo ammonimento. Delle volte mi immagino come la terra, il pianeta, ci stia urlando, ci stia dando delle chiamate, delle possibilità per capire, no? Come se ti scrollasse alle spalle. Oh!
nessuno potrà mai dire nella platea di un teatro di aver visto lo stesso spettacolo. Perché queste tre porte, qui qualcuno vedrà un tavolo, molti lo vedranno, dall'altra parte probabilmente non lo vedrà nessuno, dall'altra metà del palcoscenico. Ciò che avviene qui lo vedrà una fetta centrale della platea, ma i laterali è molto improbabile che vedano ciò che succede qua. Ed esattamente altrettanto per quanto riguarda questo spazio. Non solo, ma tutta questa parete è separata in tre moduli. Una finisce qui e l'altra finisce qui. E questi tre moduli possono avanzare e arretrare singolarmente, e così fanno durante lo spettacolo. Quello che abbiamo cercato di costruire durante tutta la messa in scena, durante tutto l'allestimento, è una serie di azioni, di movimenti e di cose che accadono in tutti e tre questi ambienti secondari. Diciamo secondari, cioè alle spalle di ciò che avviene qua, che è l'accadimento principale. Questo, dicevo, ci ha divertito perché ha permesso di avere in maniera concreta la possibilità di non avere una visione oggettiva dello spettacolo. Neppure io ce l'ho. Ma perché non mi viene quella parola che sarebbe così facile da dire? Non ti viene. La verità. Ah!